Allora, visto che la persona che aspettiamo e che è qui e che è pronta a salire è Giulia De Lellis, che sarà intervistata da Francesca Varasi, le invitiamo a salire, le accogliamo con un applauso. Ecco! Allora, posso Giulia, vieni qua. Francesca, eccoci, buongiorno. Grazie. Buongiorno, mi sentono? Ti sentono perché sei microfonata. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, poco fa io le ho detto, non farò un'introduzione di te, ma poi ci penserà Francesca. Anche perché io le ho detto, tu non hai bisogno di introduzioni, non hai bisogno che io spieghi alla sala. E lei mi ha detto, ma sei sicura? No, vabbè, io non la conoscete Giulia De Lellis? Vedi? No, c'è qualcuno che non la conosce? Non fa parte del tuo bacino di followers? Sempre bello incontrare. Allora, Giulia De Lellis velocemente ha più di 5 milioni di followers, è una imprenditrice, prima si diceva banalmente influencer, ora invece è una vera e propria imprenditrice che però ha una grande responsabilità. Io mi permetto di chiederti questa cosa: quando tu posti, quando tu parli, hai consapevolezza di quanta gente, cioè se io dico una cavolata, l'ho detta un qualche, non in TV naturalmente quando parlo in TV, ma quando la dico sui social, ho parlato a qualche migliaio di persone, con te si parla a qualche milione di persone, tu questa consapevolezza di responsabilità ce l'hai? Sì, ce l'ho, è inevitabile, sarei folle a non sentirmela addosso. E cerco di fare del mio meglio, nonostante comunque la mia ancora giovane età, perché io ho solo 28 anni, lavoro da tantissimi anni in questo settore, ho fatto un sacco di errori, ho cercato poi ovviamente di prendermi le mie responsabilità e costantemente cerco di essere sempre la migliore versione di me stessa per tutte le persone che mi seguono. E la cosa un po' più difficile è quella di non farmi snaturare da questa responsabilità. Cioè io ci tengo a rimanere me stessa, fedele a tutto quello a cui credo, a parlare nel modo in cui parlo, che magari non sempre è corretto, anche la mia romanità, cerco di non farmi snaturare. Vuoi provare snaturare, a rimanere autentica come tu ti senti di essere? È molto difficile al giorno d'oggi, quindi rimanere politicamente corrette, però cercare di essere naturali, raccontare il mio pensiero così come mi viene. Spesso non lo posso fare, lo devo veicolare, lo devo pulire un po', però sì, questa responsabilità me la sento, cioè esiste e io provo solo a fare del mio meglio per quello che insomma. E allora questa secondo me è una bella occasione, una bella opportunità che hai di parlare ad un pubblico di donne, giovani donne. Francesca, buon lavoro, buona intervista. Sono anche dei ragazzi, questo mi fa piacere. Qualche maschietto, quanti maschietti ci sono? No, ma è bello anche un po' sparuti, ne abbiamo secondo me meno di 10, però insomma parliamo anche a loro, non li escludiamo stamattina. No, non li escludiamo. Buon lavoro, buona intervista. Grazie. A dopo. Grazie mille, ci sediamo. Sì, dai. Allora. Grazie comunque per essere qui in così tanti. Quando ho incontrato Giulia, alla fine della nostra conversazione, lei si stava mettendo il rossetto che poi diventava un blush, intanto si piegava le ciglia col piegaciglia, senza specchio, faceva l'agenda col suo assistente, parlava con me. Quindi questo vuoi raccontare questo essere multitasking tuo intanto? Sì, lo sono, lo devo essere. Faccio un sacco di cose durante la mia giornata, la maggior parte di queste per quanto alcuni di voi possano seguirmi da, non so, tanto tempo, chi di più, chi di meno in generale, magari anche chi non mi segue non lo sa, ma nella mia giornata succedono veramente tante cose che non posso sempre condividere ovviamente, e per fortuna da una parte, e quindi cerco sempre di fare più cose contemporaneamente, cioè io mi sto proprio allenando da anni a fare più cose contemporaneamente, fino a 5-6 ci sono arrivata, voglio migliorare, cioè posso fare di più, però sì, per forza di cose, se no non faccio in tempo, mi servirebbero 2 giorni, non una, per finire le mie cose. Invece entriamo nel vivo della... Allora, che significato ha nel tuo quotidiano la parola alleanza? Allora, in questa parola probabilmente ci gira un po' tutto quello che è il mio lavoro, una serie di cose che faccio, quindi una serie di miei lavori, perché io oltre ad avere un brand tutto mio finalmente da quasi un anno che è nel commercio, ho tutta la mia parte come beauty influencer e quindi i miei lavori sul digitale, poi ogni tanto escono altri progetti extra, quindi tornando alle tante cose che faccio, l'alleanza è per me
qualcosa di fondamentale. Lo vedo un po' come un insieme di persone che lavorano per la stessa missione, che sia a livello lavorativo, che sia a livello umano, che sia in amicizia, in amore, delle persone che semplicemente hanno lo stesso obiettivo e gli stessi valori, perché poi per arrivarci bisogna fare una strada che, se si è incompatibili o troppo diversi, è anche difficile poi da raggiungere, ecco. Senti, invece, come è cambiato il significato di alleanza nei confronti di te stessa? Sinceramente non sono mai andata troppo in guerra con me stessa, che sia a livello psicologico, pentimenti, scelte, a livello fisico, odiando qualcosa di me o del mio corpo, quindi sono sempre stata molto in pace. Se proprio dovessi dirti qualcosa, c'è stata una fase in cui sono stata molto male con la mia pelle, non mi sopportavo, la odiavo, non la comprendevo, e lì un po' andavo in odio un po', mi innervosivo solo a guardarmi allo specchio e tutto. Ad oggi è cambiata solo ed esclusivamente, principalmente poi quella cosa lì, perché se prima giudicavo, non comprendevo, non capivo i problemi della mia pelle, ad oggi, conoscendo meglio me, la mia testa, perché tanti problemi che si sfogano sulla pelle di base poi provengono da altre mille problematiche, soprattutto anche quelle un po' mentali, psicologiche, la comprendo, non la giudico e l'accetto. Quindi principalmente, se c'era quella cosina in più a livello fisico ed estetico che non sopportavo, oggi non me ne frega niente se mi guardo allo specchio e c'ho un brufolo, non me ne frega niente se mi vedo brutta, non ci possiamo vedere tutti i giorni belle, cioè, ecco. Anche questa cosa qua, no? Svegliamoci, siamo bellissime, ce la facciamo, no, cioè io c'è quel giorno che mi sveglio e mi rode, non sopporto nessuno, e rispondo male a volte, poverina, alle persone che mi stanno accanto, c'è quel giorno che mi vedo brutta per quanto io possa truccarmi in maniera incredibile, per quanti rossetti, creme, cose, sono brutta e va bene così. Adesso, cioè, con il tempo, con la consapevolezza, sono due cose molto importanti che viaggiano secondo me a braccetto, ho imparato ad accettare anche questa cosa qua, e chi vi dice il contrario mente. Senti, invece, che tipo di consiglio ti senti di dare a chi si sta affacciando al mondo del lavoro e magari sta vivendo proprio un momento di fragilità come quello che hai raccontato? Anche qui, di non avere fretta. Di non avere fretta, perché tanto il mondo non andrà mai così veloce come la nostra testa o come i nostri pensieri. Io avevo questo problema, cioè io impazzivo perché andavo, dovevo fare, dovevo sistemare, dovevo... Poi ho capito, e meno male, perché non siamo tutti uguali, se fossero tutti come me sarebbe un problema, meno male che non siamo tutti uguali, meno male che il mondo non va veloce come andiamo veloce noi in certi momenti, perché in altri ancora mi dà fastidio questa cosa, però di non avere fretta, tanto non... Certe cose succedono perché devono succedere, anche quelle più fastidiose o quelle più brutte. Non cercate il perché in quel momento, a tutti i costi, in ogni modo, che tanto poi le risposte arrivano. Cioè, il tempo per alcuni punti di vista è un nemico, però poi con il tempo si rivelerà il nostro migliore amico. Io ho capito questo. Senti, invece sei a capo di un'azienda che è tua. Come fai a tenere il tuo team unito? È un altro lavoro e è difficile mettere insieme tante teste, anche qua il tempo aiuta tantissimo, però di base con la comunicazione, cioè io credo che parlare, che sia a livello lavorativo, in una relazione con la vostra migliore amica, con i vostri genitori, con i nostri cari, in tutti gli ambiti la comunicazione ci salva la vita, perché... Io magari vado di corsa, una giornata no, i miei pensieri, non posso sapere che cosa hanno o che cosa ha quella persona che non va, che pensieri, che turbe in generale che c'ha nella testa, e se non c'è comunicazione a lungo andare poi si creano attriti, incomprensioni, e quindi credo che con la comunicazione alla fine dei conti si può sempre risolvere un po' tutto. Ecco, grazie alla comunicazione in che tipo di alleanza ti sei imbattuta nella tua vita? Grazie alla comunicazione in che tipo? Beh, di recente ho fatto il mio brand e io ho tantissime colleghe e colleghi nel mio settore, come in tutti i settori, come tutti gli ambiti lavorativi, credo, c'è quella invidiosa, c'è quella... posso dire la parolaccia? Proprio senza motivo,
cioè quella poco gentile, scusate, non voglio dire, cioè quella così, cioè quello così, come tutti i settori, c'è cioè quella gentilissima, c'è cioè quella carina, c'è cioè quella che non ti giudica, quella che parte prevenuta, insomma non ve lo devo spiegare io. E nel mio si amplificano una serie di queste descrizioni. Ecco, la cosa che mi è piaciuta molto è che io ho fatto un brand tutto da sola, con le mie forze, ovviamente con il mio team, e un brand che ha le prime armi, una startup, per quanto uno possa vederlo da fuori come una cosa incredibile, in realtà siamo noi che facciamo tutto in ufficio, dai contenuti alla comunicazione alle campagne, siamo piccolissimi. Ecco, è stato molto bello vedere tanti colleghi e tante colleghe supportarmi in maniera gratuita, perché poi non è scontato, è lavoro anche per loro, soprattutto, cioè queste cose qui è il loro lavoro, vedere come in maniera completamente naturale, sposando Oderary, i valori del mio brand, sposando, non so, la filosofia, i prodotti, perché poi forse ho fatto anche lì un buon lavoro, non lo so, però per una serie di motivi vedere il supporto senza nulla in cambio, senza che io avessi chiesto nulla, è stato straordinario e non è scontato, ripeto. E riconosci questo valore anche al di fuori del tuo brand? Sì, io devo dire la verità, io credo tanto nella gentilezza come valore, la metto in atto, cerco sempre di fare del mio meglio e secondo me un po' io me la attiro, quindi sono fortunata perché poi non incontro solo persone o tante, troppe persone antipatiche o scortesi, perché poi quando davanti a una persona educata, gentile, cioè devi essere proprio terribile per trattarmi male o rispondermi male o d'essere... E io di persone terribili onestamente non incontro tante, poi ovviamente incontro pure quelle, per carità, però sono fortunata sotto questo punto di vista. Senti, tu mi hai detto che se oggi una donna desidera arrivare, desidera raggiungere un obiettivo, ce la può fare. Eh beh sì, perché a me la vita me l'ha dimostrato, cioè io ho fatto questo, esattamente questo, senza rubare niente a nessuno, senza raccomandazioni, senza pagare, senza fare cose, cioè io semplicemente avevo degli obiettivi, ci ho lavorato sodo, ho studiato, ho fatto pratica, ho sbagliato, poi rimparato e poi ci sono arrivata, quindi a me la vita ha dimostrato questo e quando mi viene chiesto, io credo fortemente che se, vi faccio un esempio, io volevo fare un film tantissimo, ma tantissimo, avevo questo desiderio da veramente tanto tempo e ho iniziato a prendere delle lezioni private, poi comunque con il lavoro che faccio io non potevo andare a dei corsi settati perché ho degli orari un po' particolari e tutto, quindi cercavo di darmi da fare, arraffavo per migliorare sotto quel punto di vista e mi sono iscritta, quando arrivavano dei casting, delle cose, mi guardavano quelli del mio team e mi dicevano ma cioè dai fai il tuo, fai le cose, ho detto ma io secondo me ce la posso fare, mi sento, è un desiderio, voglio provare e niente, un giorno è arrivato questo piccolo primo interesse nei miei riguardi, mi sono chiusa, ho annullato tutto per 2 mesi, mi sono messa in quella stanza, io mi vedevo già che facevo questo film, cioè io mi ci vedevo già a fare quella cosa lì e poi me lo sono portato a casa questo provino e così è successo per un'altra serie di cose, ovviamente non è solo fortuna, ovviamente non è solo sto sul divano di casa aspettando il cambiamento che mi viene a citofonare, cioè mi sono data da fare. E quella cosa poi l'ho portata a casa, quindi secondo me se volete arrivare a qualcosa in maniera intensa, poi ci saranno giorni che direte ma chi me l'ha fatto fare, ma che sto facendo, è una cavolata ed è normalissimo anche quello, accogliete anche quei giorni lì, però secondo me sì, si può fare, si può, se si desidera intensamente e veramente tanto qualcosa si può, con ardore, Oderary il mio brand, è l'anagramma di ardore in francese non a caso. Però tu mi hai parlato anche del gioco di squadra. Fondamentale, quello è fondamentale. Da soli bisogna essere veramente o tanto, ecco qua non lo so perché io da sola probabilmente non ce l'avrei mai fatta. Io ho un team di persone che lavorano intensamente tanto quanto me, che trattano le loro cose tanto quanto se fossero le loro. E il gioco di squadra o avere delle persone, l'alleanza, ecco ritorniamo su quella cosa lì, è fondamentale. E infatti mi hai raccontato che ultimamente collabori con brand dove ci sono molte donne, tantissime, che amano le donne. Tantissime. E questa è una cosa che ti ha colpito ultimamente perché tu ami le donne e hai notato questo cambiamento ultimamente. Sì, veramente negli ultimi anni i ruoli più importanti di tantissimi brand multinazionali con cui sto collaborando, collaboro da anni, è bello perché più stai più vedo la crescita a livello lavorativo. C'erano delle ragazze che sono entrate, per esempio, soprattutto una che mi sta a cuore come truccatrice, ora è a capo della comunicazione di 15 brand in
incredibili e collaborandoci da anni, vedere anche la loro crescita è straordinario. E poi sono tutte donne, come ti dicevo, che amano le donne, cioè che non vanno in rivalità, che sono sane, che se ti vedono che stai ad una cena di lavoro e hai una cosa nei denti te lo dicono, che per me pure questo è fondamentale, cioè lo trovo proprio rispettoso, lo trovo carino, lo trovo proprio un primo approccio per un'amicizia, ok, mi posso fidare di te, capito? Non solo lavoriamo, facciamo quello che dobbiamo fare. Ed è bello, non è scontato, ora vi ho fatto l'esempio della cosa nei denti perché ci sono tante persone che non lo dicono, però questa è una stupida cosa per farvi capire, no? Poi che sono veramente persone che non, senza motivo non ti sopportano, cioè che sono contente se tu fai bene, che sono contente se sei bella, se sei felice. E questa cosa negli ultimi anni la vedo sempre di più e mi fa molto molto piacere. Senti, invece, se una delle persone qui in sala volesse mandarti il curriculum e fare un colloquio con te, magari. Ma intanto faccio un appello, proprio ne approfitto spudoratamente, perché con Odera siamo sempre alla ricerca disperata di persone che hanno fame e che vogliono fare bene. Però sì, vai, dicevi. Che consiglio gli daresti sulla preparazione, visto che abbiamo parlato un po' delle persone che si presentano ai colloqui? Allora, due o tre cose che faccio sempre, non le dico perché se davvero me lo mandate è bello vedervi live come mi rispondete o che cosa fate se vi metto davanti a due o tre situazioni, quindi non vi spoilerò tutto. Però di base quello che cerco sempre io in una persona che poi mi auguro possa insomma iniziare a lavorare con noi è un po' di, io li chiamo i liberi, cioè in una startup soprattutto, perché poi parlo per la mia azienda, per quello che insomma cerchiamo noi, non so in una multinazionale che vi possono chiedere perché non ci ho mai lavorato purtroppo, però quello che cerchiamo noi solitamente sono dei ragazzi, delle ragazze, indipendentemente dall'età, delle persone che hanno voglia di fare, i liberi, no? Quelli di pallavolo che sono bravi in tutti i ruoli. Sì, ci deve essere quello esperto che ha la responsabilità di portare a casa la roba sua, quelle cose sue, però allo stesso tempo cerco una persona che se c'è bisogno di impacchettare i gift che devono ricevere a casa tutti i makeup artist, i beauty influencer nel momento del lancio di un nuovo prodotto, non mi devi guardare male se te lo chiedo, perché pure io mi metto là a fare i pacchettini di Natale tipo un elfetto e vorrei che tu facessi lo stesso, quindi cioè mi ci metto io, trovo il tempo come giusto che sia di farlo. Per me è bello vedere che anche chi ha, cioè noi abbiamo la nostra general manager che si mette a tagliare le etichette, che si mette a pulire l'ufficio se c'è bisogno, perché magari ancora non ci possiamo permettere tutti i giorni a tutte le ore la donna di servizio, perché ripeto siamo una startup, quindi voliamo bassi. Di base semplicemente una persona che ha voglia di far bene e di portare a casa lo stesso obiettivo, che è poi insomma il risultato che ci stabiliamo insieme, insomma, ecco, in base poi al periodo dell'anno che stiamo attraversando. La fame, quella fame lì, quella cosa lì, ecco, no? L'altra volta ti dicevo, di a me piacciono le persone con questa cosa qua. Friccicorio, mi avevi detto. Friccicorio, non so mai descriverla questa cosa qua, comunque io voglio sempre persone intorno che hanno questa cosa qui. Io faccio un meeting su, non lo so, comunicazione, come lanciamo questa campagna, io vado a chiamare quelli del prodotto, vado a chiamare quelli che fanno le grafiche. Quando noi facciamo i meeting siamo sempre tutti su tutto, che infatti a volte mi dicono giù hai stufato, cioè tante teste, troppe voci, no, per me invece è fondamentale, perché magari tu che non ti occupi di quella cosa mi puoi portare un valore aggiunto che magari a noi non veniva in mente e così via, capito? Quindi io ho bisogno di questa cosa qua. Senti, invece mi sono spiegata malissimo, vero? Mi state guardando, no. Avete capito che voglio dire, no? Ok. Sconfinando un po' al di fuori del lavoro, come si costruisce invece un'alleanza con le amiche? Con le altre donne? Anche qua, quella comunicazione, quella sincerità, con una serie di valori che sposiamo allo stesso identico modo. Perché io non ho mai creduto troppo a questa cosa che gli opposti si attraggono. Cioè, secondo me se io sono di un mondo e tu sei di un altro, come facciamo a costruirne uno un po' insieme e simile? Poi mi sono fatta dei periodi con gli opposti, ma... No. Ecco, allora, a proposito... I simili, secondo me... Allora, come si costruisce col proprio partner? Anche qua con la comunicazione. Quello che tendo a dire quando accanto una persona, che ci diciamo spesso, anche posso dire io, vabbè, avete capito? Quindi con la comunicazione anche in questo caso, io arrivo stanca, ho avuto una brutta giornata, non so che è passato tu, non ho voglia di parlare, se uno dei due non parla, se stiamo tutti e due in silenzio, una sera, due sere, tre sere, arriviamo che non parliamo più, che non ci guardiamo più, che non ridiamo più, che non facciamo più l'amore, ed è un problema. È un lavoro costante e quotidiano, poi il lavoro
Per alcuni mi dicono, vabbè, ma il lavoro è brutto. No, perché per me il lavoro è una cosa stupenda, a me piace il mio lavoro, quindi io non vedo il lavoro come, oddio, cioè è pesante, è un lavoro. No, è un lavoro, una cosa bella, qualcosa che si costruisce, per me il lavoro è quello, no? E quindi anche una relazione è qualcosa che si costruisce con costanza, quotidianità, piccoli pezzettini, con amore, con pazienza e tanta comunicazione. Ecco, allora, visto che parliamo di amore e lavoro, è meglio un anno senza amore o un anno senza lavoro? Beh, io senza amore non so vivere e credo sia palese a tutti. Cioè, io sono proprio una che vive d'amore, che respira l'amore ovunque, che sia l'amore per un uomo, per un'amicizia, cioè, proprio a 360 gradi. Dico spesso a 360 gradi, il mio team mi odia quando lo faccio, li sento che ogni volta che lo dico mi guardano. Comunque no, in generale io farei fatica a stare senza amore, però è pur vero che senza lavoro, senza la mia indipendenza, cioè che per me è la cosa più bella di tutte, cioè la libertà di potermi muovere senza dipendere da nessuno, di potermi comprare una cosa senza chiederla a nessuno, di poter cambiare casa se ho bisogno di una casa senza dover dipendere da nessuno, per me, cioè quella non me la deve levare nessuno. Io se non lavorassi probabilmente non riuscirei a stare bene con me stessa, e quindi come posso stare bene con un uomo, con un'altra persona? È impossibile. Quindi ti direi, lavoro sodo un anno per stare bene, per fare un grande lavoro sulla mia persona. Soffro un po' perché comunque torno a casa la sera, non ho nessuno da abbracciare, ma accontenterò del cuscino, non lo so. E poi almeno l'anno dopo trovo l'amore, ma me la vivo in maniera sana e bella, equilibrata, capito? Quindi probabilmente un anno senza amore, ma perché? Perché così il lavoro sto bene e poi insomma posso stare con qualcun altro. Senti, ti faccio l'ultima domanda. Come si capisce alla fine cosa si vuole fare nella vita? Facendo esperienza, facendo un sacco di errori. Io a 19 anni ho avuto una crisi esistenziale tremenda perché volevo fare l'oncologa infantile, insomma, avevo un obiettivo molto particolare. Poi io sono cresciuta con i miei zii, abbiamo una famiglia molto unita, con mia mamma, mia nonna, mio padre, tutti, però principalmente la mia zia preferita aveva questo marito medico, quindi io guardavo il lavoro incredibile che faceva lui, quanto tornava a casa appagato la sera, e quindi ho detto no, io da grande devo fare qualcosa così, qualcosa che anche se posso aiutare una piccolissima percentuale di persone possa farmi sentire migliore, capito? Però dall'altra parte ero combattuta perché il mondo della moda, che è in continua evoluzione e cambiamento, non mi annoiava. Io sono una che si annoia, quindi ho detto no, basta, io devo fare medicina, ahimè, sarà tosta, devo lasciare il mondo della moda che avevo studiato, perché io facevo un istituto professionale di arte e moda, quindi lascio tutto, faccio cambio, poi mi rendo conto che, per carità, il lavoro è incredibile, quello del medico, cioè salvare la vita alle persone, cioè, ma che c'è più incredibile di quello? Però non era proprio il percorso di studi che io potevo affrontare, non era proprio la mia roba, cioè come sono io che mi stufo di fare la stessa cosa dopo 3 ore, era impensabile. E quindi ho iniziato a fare degli esperimenti, e più li facevo e più capivo che non era quella la mia roba, più cambiavo, andavo a lavorare con i bambini, andavo a lavorare in ufficio perché io dovevo stare in ufficio a contatto con la gente per provare a stare... sbagliando nel vero senso della parola, secondo me, o perlomeno questa è la mia esperienza personale, si riesce a capire poi alla fine dei conti quello che ci piace, e poi soprattutto cercare di capire che cos'è che ci appassiona, perché come vi dicevo prima, sta cosa famosa che se fai il lavoro che ti piace non lavorerai un solo giorno della tua vita, è vera. Poi ovviamente ci sono i giorni no pure sotto quel punto di vista, però bisogna essere fortunati nel capire quali sono le nostre passioni principalmente, e se uno non riesce ad inquadrare la propria passione, perché non è scontato che uno si sveglia e dice a me piace tanto fare quella cosa, magari non lo sa, quindi bisogna provare. Provando uno capisce e poi si arriva insomma. E anche mi avevi detto di accettare i propri limiti, no? Certo. E anche le proprie ore, perché magari tu avresti voluto fare l'oncologa, però poi il percorso fare il medico di per studi me che... era il massimo della vita, ma quel percorso di studi era spaventoso per me, per come sono fatta io, per il mio carattere, e per quanto io avessi quel desiderio, a un certo punto mi sono resa conto che tutto bello, tutto meraviglioso, ma non era cosa mia, e l'ho accettato, l'ho portato a casa, ho fatto un bagaglio, ho arricchito il mio bagaglio personale anche in quella fase lì, cioè non è stata una sconfitta, cioè non vedetela come ok ci provo, cacchio non mi piace neanche questo, allora ci riprovo, no non è questo, basta, non posso fare niente, no, cioè accogliete tutto, portate a casa tutto, tanto tutto fa bagaglio. Vabbè, non salviamo vite umane, però hai creato comunque un brand che fa stare meglio le donne in ogni caso. Ah sì, ecco, okay. Tutto quello che vi dicevo anche prima, no? Che poi alla fine tutto succede per un motivo, cioè io ero disperata, poi questo brand
una fatica per lanciarlo, ci ho messo 5 anni, eh? Però tutto succede per un motivo e poi vedere a distanza di tempo, mesi, anni addirittura, il perché di quella cosa che non è più successa è straordinario, cioè tanto quanto, non lo so, uno che ti dice una bugia ma tu sai perfettamente la verità, no? Che stai lì e dici ah sì, ok, ecco, la stessa soddisfazione ti dà questa cosa. Va bene, e abbiamo concluso, lasciamo un po' di... A Giulia piacerebbe avere un po' di contatto con voi, se avete qualche domanda, brevemente, 2 minuti, una. Dai, non ci chiedo che non avete domande. Ah, no, dico, approfittiamone una volta che possiamo avere uno scambio live così. Ma sì, lanciati, guarda io mi sto lanciando. Ah no, siamo organizzati. Ah, sì. Qua mi dicono di sintetizzare tantissimo. Intanto, scusa. Ciao ovviamente, ciao. È fantastico averti qua. Ti volevo chiedere, sono una ragazza di 24 anni, ho fatto la cattolica, insomma sono un po' avviata verso... Abbiamo una difficoltà clamorosa ad oggi a gestire i limiti, nel senso che come società proprio, parlo di noi, anche soprattutto ragazze. Hai detto appunto l'accettazione, no, di questi limiti. È vero che bisogna arrivare ad accettarli, ma come? Cioè, quindi la domanda è, come, ognuno ha il suo percorso immagino, però qual è stato il tuo? Io, come vi dicevo prima, semplicemente con il tempo e accogliendo non solo le cose positive ma anche e soprattutto quelle negative, come ti dicevo prima, c'è quella giornata in cui ti svegli che non ti sopporti, va bene così, ti vedi brutta, sei orrenda, ammettilo, cioè lo dici tranquillamente, non ti devi per forza sentire performante tutti i giorni, ma non parlo solo a livello fisico, ti parlo anche a livello mentale o lavorativo, cioè non devi essere incredibile ogni giorno in ogni momento e va bene così, accogli quel momento, accogli quel giorno, perché tanto poi ne arrivano di migliori, cioè non può essere sempre costantemente negativa la cosa, quindi prima lo capisci, meno fretta ti metti, meglio vivi anche quei giorni, no? E il tempo passa e tu neanche te ne accorgi e andrà meglio, cioè io ho fatto semplicemente così, ho accolto il brutto e il bello, ecco, e nei momenti un po' più brutti ho cercato sempre di vedere la parte positiva, ma c'erano dei giorni in cui quella parte positiva non la vedevo proprio e lo accettavo, portavo a casa anche quello. Non ti mettere fretta, secondo me. Grazie. Grazie. Ciao, passa. L'ultima, scusate. Okay. A 28 anni hai già lanciato il tuo brand ed è una cosa fighissima, ma anche un po' insolita. Se non fossi stata, prima di lanciare il tuo brand, una persona comunque già famosa, conosciuta, pensi che con quello che è stato il tuo percorso di studi, di vita precedente, saresti riuscita comunque a fondare un'azienda e lanciare un brand a 28 anni? Bella questa. Tornando al discorso, sempre per ricollegarmi su quello che ci siamo detti, io credo che quando si vuole qualcosa intensamente, ci si lavora, la si studia, la si analizza per largo, per lungo, sotto tutti i punti di vista, il risultato lo puoi portare a casa. Questo sono completamente certa. La domanda vera è, qualora io non avessi fatto tutto il percorso che ho fatto, alla fine avrei preso la strada della medicina o quale altra strada? E poi la vita mi ha portato qui dove sono e probabilmente è andata bene così, però credo fortemente di sì, avere un mio brand, qualcosa di mio, era un desiderio che io avevo ancora prima di fare questo, tutto quello che avete visto, insomma, e tant'è che io prima di lanciare Odrer, voi l'avete visto l'anno scorso, ma io ci lavoravo da 5 anni prima, credo che probabilmente ci avrei messo un po' di più perché economicamente parlando avrei avuto meno soldi, se fossi rimasta a fare il lavoro che facevo prima probabilmente non mi bastavano 5 anni per mettere da parte tutti i soldi che ho messo, ma ce ne sarebbero voluti molti altri. Se, quindi tolto il discorso economico, che non è qualcosa da sottovalutare, perché quando si deve fare un proprio brand servono una marea di soldi, e probabilmente ci avrei messo di più, però l'avrei portata a casa allo stesso modo, questo sì. Grazie. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie, Giulia. Mi dispiace che non abbiamo molto tempo per le domande, però no, non le possiamo fare neanche dopo perché c'è qualche altra cosa. No, non posso rubare tempo, basta, ok, me ne vado. Intanto vi salutiamo. Grazie a tutti.